Adesso assaggiamo la banana da 3 euro. Sai come si apre la banana? Non so dove va a finire questo video. Questo distruggerà tutta la mia credibilità che mi sono guadagnato in anni di duro lavoro. Davvero? Oggi ci mangeremo il sushi del supermercato con Yuka e Mangaka. Adesso lui si mangia un pezzo di tonno. Mi sembra caccole e cerume. Giapponese neba neba. Guardate quanto sembra buono. Quanto mi invidiate. No, guardate, guardate che meraviglia. Mamma mia. Chi lo vuole assaggiare di voi? Il natto, eh? Il natto. Che schifo. Vero che non fa schifo? Vediamo che lo finisce prima, facciamo la challenge. Vai, vai, vai. Cosa lo vuoi? Questo è quello più classico, quello con red bean. Però io preferisco sweet potato, che è un po' più normale. Quello classico? Sì. Abbiamo preso anche un taiyaki, perché così glielo facciamo assaggiare a Mangaka. Lo sa già? Adesso è buono, perché... Ma perché senti quanto è caldo? Mettilo in mano. Che bellino. È un pesce, vedete? Sì, sì. Ma sai perché hanno scelto proprio questo? Perché praticamente questo pesce lo potevano mangiare solo i ricchi. Buon profumo. E quindi hanno fatto la versione dolce, no? Per i così poveri. Anche per i poveri. Come noi. È un po' complicato, eh. Se l'hai mangiato in un secondo. Sì, sì, è stato buonissimo, veramente. Comunque non vedo l'ora di mangiare questi buonissimi sushi. Oh, ma sta cadendo qualche pezzo di sakura l'ultimo. Avevo un sakura in testa. Davvero? Sì. Davvero. Beh, questo sembra dove c'era la pioggia, no? Non sembra dove si incontravano i due della pioggia, quello delle parole. Oggi ci mangeremo il sushi del supermercato con Yuka e Mangaka. Ci sono un sacco di pezzi diversi e questo l'abbiamo pagato quanto? Tu zero. No, vabbè, comunque 20 poco, euro, 20 euro. 15, no, 15. Un po' meno, è 18 euro. Beh, ma comunque è pochissimo, perché guardate quant'è e mangiamo in tre. Adesso lui si mangia un pezzo di tonno. Ti è piaciuto sto sushi? Allora, comunque, nella seconda parte di questo video mangio sushi in un parco vicino a dove abbiamo visto la scena di Kimi no Na wa. Adesso, come penitenza, anche un po' come un regalo, faremo mangiare al nostro Mangaka 96 il deliziosissimo natto. Che a me puzza, non l'ho mai assaggiato proprio perché puzza da morire. Il mio cervello mi dice non mangiare questa roba. L'ultima diciamo volta che... mi hai quasi ucciso con la lingua. E stai sgocciolando da ogni dove. Beh, scusa, la lingua era buonissima. Allora, vabbè. Tranne che... Allora... Guarda come faccio io, prenditi le ohashi. Sì. Intanto c'è dentro la mostarda e un po' di salsa tare. Cioè un po' di shoyu e un po' di salsa tare. Ok. Allora, rimuovere la pellicola trasparente. Ma rimuovetela. Ma che schifo, ma te lo mangio. No, guardate che schifezza. Guardate che l'hanno assaggiata anche i maids. Guarda, che cavolo. Questo adesso vola. Bene, aggiungiamo la salsa tare. Sì. L'apriamo qui, vedete? Sembra un art attack. Ma così freddo si mangia? Eh sì, si mangia freddo, sì. Oh, oddio, io conosco anche gente che l'ha fatto saltato in padella, Cucinandolo. Queste, come vedete, sono bacchette molto più lunghe perché sono fatte apposta per cucinare. Il natto. Sì, però non so se... Qual è la salsa tare? Questa è la salsa tare. Salsa tare. Sì. Aggiunta. Salsa tare. Sembra quasi una parola italiana. Aggiungiamo la mostarda. Sì. Un milligrammo di mostarda, come vedete. Sì. Adesso è arrivato la parte clou di questo video. Mangaka, non ti puoi ritirare la metà video. Vai, dai, vai, ci sono. Adesso, devo scappare. Adesso bisogna mescolare. Mamma mia, ma che schifo. No, è un po'... No, ma... Tra l'altro noi abbiamo preso quello con quelli grandi che fa un po' meno schifo. Ci sarebbe anche quello piccolo. Però devi proprio dividere tutti. Sembra caccole e cerume. No, cerume l'hai mangiato l'altro giorno. Il mucciolo, sembra quello che rimane nel fazzoletto praticamente. Il mucciolo. Oddio, ne ho perso un pezzo. Che culo, posso perderli tutti? No, non si dividono. Quindi ne li possiamo mangiare, vabbè. No, possiamo, impegnati e vedi di fare questo. Ok, oh, ci stiamo riuscendo. Ecco che viene questo si dice in giapponese neba neba. Neba neba sarebbe questo viscidume, vedete? Guardate quanto sembra buono. Quanto mi invidiate. Ma è buono, è buono. Guardate, guardate che meraviglia. Guardate che bontà, che bontà. Mamma mia, mangio qualcos'altro. No, devi mangiare. Io voglio mangiare la banana, il cioccolato. No, dopo. Te lo mescolo io per te. Per mangiare bello. Questo, perché ci vuole un po' di destrezza. Sì, ho capito, ma... Mamma mia, ma perché puzza? Ma non puzza, è profumo. Di morte, di cosa? Mamma mia. Chi lo vuole assaggiare di voi? Il natto, il natto. Che schifo.
Dai, mangiamolo, 1, 2, 3. Guarda che fa bene. A cosa? Ma lei non lo mangia e sta bene uguale? No, non sta così bene. Hai visto che voce rauca che aveva inizio video? Se avesse mangiato un atto. Ok, siamo pronti all'assaggio? Itadakimasu, prendine di più, prendine di più. Ma se ne prendi uno non capisci il sapore. No, che schifo. Dai, prendine di più. Vomito uno. Prendine di più. Prendi una bella manciata. No, una manciata generosa. almeno prendine un tantone così. Tre. No, no, così. Dai, tre, dai. Vediamo chi lo finisce prima, facciamo la challenge. Dai. No, perché vinco io. Buono? Vero che non fa schifo? Non legge. Mi piace? È un mucciolo. È buono. Ma è più buono col riso, prendi un po' di riso. Ti è piaciuto? No, è orribile. Ragazzi, visto il grande successo che ha avuto il natto, il nostro mangaka non vuole più tornare. Mangaka? No, visto qua che schifo. Dai che mangiamo la banana da 3 euro. Non vuoi mangiare la banana da 3 euro? Così ti passa il sapore. Mangaka? Arrivo, ma basta quel natto. Adesso assaggiamo la banana da 3 euro. Non sei contento? 3 euro di banana. Sì, contentissimo. Basta che non è dato, ti mangio tutto. Ma sta pizzarba, ma per cosa la usi? Perché 3 euro per una banana è tantissimo. Oh, arigato. E ci ha preso lo hacker, Yuka. Yuka ci ha preso lo hacker. Parapara papà. Al gusto cappuccino. Oh mio Dio, siamo pronti per mangiare? Guardate. Oh, questo sì, altro che matto. Ci ha preso lo hacker al cappuccino, Yuka. È buono? Oishi? Oishi. Arigato. E questa è la cioccolata che ha disegnato un mio amico. Questo design e anche la cioccolata è proprio un lavoretto. No, non è storta, è dritta e storta solo la fine. Vedi com'è strana? No, è proprio. Sembra una gondola. Gondola? Stavo proprio per dire quello. È una gondola. È una gondola, sì. Comunque ricordiamo che Mangaka è fidanzato, eh. Esatto, per cui non fatevi avanti. Ecco. Non c'è spazio. Sì. Sai come si apre la banana? Sì, da sotto. Sì, molti la banana la aprono da qui. Ma anche io la apro da lì, però le scimmie la aprono da qui, quindi... Quindi le scimmie... Siccome le scimmie sono molto più intelligenti dell'uomo... Quindi facci vedere come la apri, tieni. Io devo aprirlo la banana. Sì. Facci vedere la tua abilità maturata in questi anni nell'aprire le banane. Io non ho aperto tante banane in vita mia. Poi non sono non abituato tante, ma a banane così grandi. Che ha detto? Ha detto che in Giappone sono abituati a aprirla dall'altra. Ma anche in Italia si apre di più. Di... Oh mio Dio! Non so dove va a finire questo video. Secondo me andrà a finire con la... La tua serie di Pico, no? Si chiama? Boku no Pico. Ecco, secondo me va a finire lì questo video se va avanti così. Mamma mia. Sai che sarà demonetizzato? Sì, direi. Subito. 3 euro costa, quindi ne varrà la pena. Lo scopriremo adesso. Venite. La vuoi attaccare? Questo distruggerà tutta la mia credibilità che mi sono guadagnato in anni di duro lavoro. Davvero? Mangiala prima. Buonissimo. Ma in realtà non vale 3 euro. Ma prendila in mano te, dai, che sennò fa impressione. Capite perché non faccio vedere gli occhi? Non faccio vedere gli occhi per un motivo. Ma fa cagare, tra l'altro. 3 euro di banana fa anche schifo. Cioè, è secca. È proprio inca. È inca. È proprio, si fa schifo. È porosa, secca. Finiamo in dolcezza questo video, almeno, ragazzi. Grazie, Mangaka. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Andatevi a vedere il canale di Mangaka. Ciao. Arrivederci. Caro iscritto o iscritta, lo sapevi che Sebastiano Serafini fa anche il cantante e si cimenta in canzoni giapponesi? Ebbene, il suo nuovo singolo Flower sarà finalmente disponibile su Amazon, iTunes, Spotify e tutti i maggiori digital store. La canzone Flower parlerà di come le persone spesso per rincorrere i propri sogni sono disposte a fare molti sacrifici. Realizzare i propri sogni è come scalare una montagna per cogliere un fiore. Perché solo quando lo si coglie ci si rende conto che è qualcosa di insignificante se paragonato al lungo e faticoso viaggio fatto per raggiungerlo. Io e Mangaka 96 riprodurremo questa scena di Kimi no Nawa grazie a Yuka, quindi non perdetevi che a fine video mi metteremo la foto. Magari gli chiediamo se la possiamo fare assieme. Adesso, ma non mi sembrano molto contente. Ah, ma guarda che in realtà c'è veramente la fila. Sono delle scale famose, quindi non poteva che esserci la fila. Però dobbiamo vedere l'originale per capire come fare.